Questa è una poesia triste. Questa è una poesia triste. È triste, triste, triste. È triste, triste, triste. Triste, come me. Che? In questo momento sono in una stazione triste, piena di treni tristi, piena di viaggiatori tristi, piena di capostazioni tristi, piena di manutentori tristi, piena di bigliettai tristi, piena di macchinisti tristi. C'è un cane triste che mi guarda, appeso a un guinzaglio triste, tenuto dalla sua padrona triste. Tra poco salirò su un treno che mi porterà a leggere poesie davanti a un pubblico triste. Ultimamente io bevo molto per cercare di ricordare ciò che ho dimenticato bevendo. È una cosa triste, lo so. Mi dovrei fermare tipo a Trofarello, tipo a Villafranca Cantarana, ma io continuerò verso la mia meta. L'altra notte il barista mi ha detto: tu bevi per dimenticare, io non sbaglio mai. No, no amico, no. Io bevo per ricordare. Cosa? Mi ha chiesto. Se lo sapessi smetterei. E comunque i tuoi negroni anacquati fanno orrore. In questo treno triste siamo io e il capotreno. Sono capotreno e io. Basta. Lui ha i baffi. Avrei bisogno di essere abbracciato. Dovrei chiedere al capotreno di abbracciarmi. In un mondo giusto i capotreni dovrebbero poter abbracciarmi. In caso di bisogno. In un mondo giusto sui treni, oltre a tutti i divieti, dovrebbe esserci anche una scritta che dice: in caso di bisogno chiedete pure al capotreno di abbracciarmi. Io mi alzerei, andrei verso di lui, ci guarderemo negli occhi, lui capirebbe e mi abbraccerebbe per 5 minuti buoni, facendomi pat pat sulla schiena in silenzio. Ma questo non è un mondo giusto, questo è un mondo triste. Un mondo triste, triste, triste. Come questa poesia triste. Non mi viene in mente nient'altro di triste da dire. Anzi sì. Bada, che se ti incontro e ti sorrido, fingo. Grazie, scusate, molto triste. Allora, ringraziamo anche i vanziani, che non c'è più tutto l'ambito astrofisico, questa è una cosa che parla veramente di ambiti astrofisici anche di un certo livello. C'è un astrofisico in sala? Un fisico? Un astro? Titola: l'uomo che oltrepassò l'orizzonte degli eventi mentre andava dalla sua fidanzata in bicicletta. Niente, stava andando a trovare la sua fidanzata in bici, non è chiaro come, ma si trovò dentro un orizzonte degli eventi. Quando se ne accorse si fermò, nominò il nome di Dio invano, scese dalla bici e disse: come minchia faccio adesso? Tra l'altro gli si era pure scoppiata una gomma e si era dimenticato il portafoglio a casa, il telefonino no. Digitò il numero della sua fidanzata e rispose una voce registrata che diceva: siamo spiacenti, ma sei dentro l'orizzonte degli eventi. Le telefonate in uscita non sono effettuabili. Se non ti è chiarissimo cosa sia un orizzonte degli eventi,
digita asterisco. L'uomo digitò asterisco. Ci spiace informarti che sei fottuto. Se vuoi saperne di più, digita cancelletto. L'uomo digitò cancelletto. Ora in realtà dovresti essere morto, dato che secondo le previsioni della relatività generale, nel posto in cui ti trovi, la temperatura dovrebbe essere così alta da non essere neanche misurabile. Se non sei morto, digita 9. L'uomo digitò 9. Non fa così caldo allora? Poi la voce smise. L'uomo si sedette sul bordo del marciapiede, tirò fuori le sigarette. Si era dimenticato l'accendino a casa. Nominò il nome della Santa Vergine in bagno. Suonò il cellulare. Rispose. Era la sua fidanzata. Dove sei? Quando sono finito nell'orizzonte degli eventi. Non posso telefonare, ma posso ricevere. Cosa cazzo è? Guarda, è difficilissimo da spiegare. Con chi sei? Da solo. Non dire palle, cosa stai facendo? Senti, devi chiamare qualcuno a prendermi. Ma dove? Ma te l'ho detto, sono detto un orizzonte degli eventi. Ma hai bevuto, sei ubriaco. Senti, stavo venendo a casa tua, a un certo punto mi sono trovato dentro un orizzonte degli eventi. È presente l'orizzonte degli eventi, no? No, e riattaccò. L'uomo si ricordò di quella volta che un suo amico gli propose di prestargli un libro, un saggio, dal titolo L'orizzonte degli eventi, cosa fare e cosa non fare se ti ci ritrovi dentro per sbaglio. Lui gli rispose che magari un'altra volta, doveva finire di leggere il tamburo di latta che gli stava dando dei problemi. Si mosse un labbro, si disse cretino, suonò il cellulare, la sua mamma. Mamma, domani vieni a pranzo. Mamma, c'ho un casino. Ma vieni a pranzo domani. Mamma, c'ho un casino. Cosa? Sono finito dentro un orizzonte degli eventi. Con chi sei? Con chi vuoi che sia, mamma? Sono solo e mi sei pure scoppiata una gomma. Dovresti calcolare la velocità di fuga. Sì, certo, mamma, ti richiamo. Ma domani vieni a pranzo. Ti telefono stasera, mamma, ciao. Ciao. L'uomo si alzò, si guardò attorno. Le case c'erano, la strada c'era, gli alberi c'erano, il cielo c'era, non c'era il sole, non c'era gente, era notte abbastanza fonda in effetti, era buio. Non è che sto impazzendo, si chiese ad alta voce l'uomo, perché non me ne torno a casa? Suonò il cellulare, ho la voce registrata. Se vuoi tornare a casa, digita 7. L'uomo digitò 7. Se vuoi tornare a casa, inizia a correre molto veloce. Dalla sua casa superando la velocità della luce. Se non sei in grado di superare la velocità della luce a piedi, digita 1. L'uomo digitò 1. Siamo spiacenti. È impossibile uscire da un orizzonte degli eventi senza un'adeguata velocità, tipo un poco più veloce della velocità della luce. L'unica è sedersi e attendere 21 miliardi di anni a partire da adesso, quando l'universo si strapperà e potrai tornare a casa tua. Poi la voce smise. Questo è un incubo di merda, si disse l'uomo. Suonò il cellulare, rispose alla sua fidanzata. Ciao, volevo dirti che ti ho lasciato e che adesso sto con Carmelo. Chi è Carmelo? La sua ex fidanzata riattaccò. Questo è un grande incubo di merda, ci disse l'uomo. Suonò il cellulare, rispose, era la voce registrata. Se vuoi sapere chi è Carmelo, digita un numero a tua scelta. L'uomo scagliò a terra il cellulare. Il cellulare si frantumò. L'uomo vide un uomo alto che si avvicinava. Aveva gli stivali, aveva grossi strani occhiali, un ciuffo, lunghe basette nere, era vestito di bianco, aveva una chitarra a tracolla, sorrideva. Tu sei Elvis? Sì. Grazie. L'orizzonte degli
borderline, mentre io e Matteo ci siamo inventati questo. Io volevo soltanto montare il microfono. Lo so, ma ci devi dire cosa ne pensi, di, cosa ne pensi di questo concetto estremo. Di? Non so. Ma è più buono, dai.
We'll be right back.
Piacere di suonare qua con Federico Sirianni un mesetto fa, si intitola La canzone del mariachi, in questo caso declinata al femminile. Sì, qua potete gridare, sì, fare versi. È una canzone abbastanza maschilista, però lei la canta da femmina, ce l'ho. È così, è così. Ci mette quel tocco, quella grazia. Basta metterla, fondamentalmente. Ci siamo tutti? Aspetta, adesso ci siamo, eh?
Io non ho mai visto così tanti cavi, è normale, cioè dunque vado in inciampo, vabbè. È la vita del musicista. Non ce la cavi. Vabbè. Saremo e andrà da noi me questa luna, presto mi torna il mio pensiero, il mio amore, vai a con la terra, con la terra io mi do, vediamo la luna e le nuvole. Invece no, questi sono capaci, più o meno sono capaci tutti, comunque sia, si chiama Brevissimo dialogo d'amore non corrisposto, con finale etilico in amarezza. Fa così, inizia l'uomo, fa così. Ho la gradevole sensazione di starmi innamorando di te. Ho la sgradevole sensazione che tu ti stia innamorando di me. Ho la sgradevole sensazione che tu non gradisca che io mi stia innamorando di te. Ho la gradevole sensazione che tu stia capendo che non gradisca che tu ti stia innamorando di me. Gradisci un bacio? No. Un Negroni andrà benissimo. Barista, per me uno doppio e lascia perdere tutto quel cazzo di ghiaccio. Un giornale, perché parla di quello che sta succedendo qua, si intitola Ragazza dei 4 e dei 5. Le poesie davanti alle persone, poi finisce e una ragazza mi si avvicina e mi dice belle, e io penso anche tu, e poi parliamo
e finalmente mi dice cose divertenti e mi piace. Finalmente io le dico: mi dai il tuo numero? E lei me lo dà, ed è un bel numero di telefono, tutto pieno di 4 e di 5. Un bellissimo numero di telefono, tutto pieno di 4 e di 5. Poi lei deve andare, è in macchina con altri, e finalmente io le dico: ti telefono allora. E lei mi risponde: allora telefonami. E intanto sorride. E tutta la notte io la passo sveglio e non vedo l'ora che giunga mattina, e poi finalmente mattina giunge. Io faccio questo numero che vi ho detto, quello tutto pieno di 4 e di 5, un bel numero, indiscutibilmente. Ed è presto nella mattina, e quando finalmente lei risponde ha tutta la voce piena di sonno, e io le dico: accidenti, hai tutta la voce piena di sonno. Sì, stavo dormendo, dice lei, mi dispiace, a me no, sono contenta. E finalmente le chiedo: cos'hai sognato? E lei mi dice: come fai a sapere che ho sognato? E io le dico: ci scommetto. E lei mi dice: te che ho sognato. E io so che lei mente. Ma forse no, ma forse no, e comunque è una bella, bella bugia. E finalmente io le dico: senti. E lei dice: sì, senti, io ti vedrei, ti vorrei vedere. Quando? Magari subito, magari adesso. E lei mi dice: secondo me sì. E io penso che lei ha un bel numero, e una bella voce, e occhi, e probabilmente profuma anche adesso, appena sveglia. E questa poesia deve finire. Peccato, perché avrei continuato per ore. Ed è dedicata a lei, alla ragazza dei 4 e dei 5, che esiste, quantomeno nella mia testa, quantomeno nel mondo. Grazie. Matteo Castellano, l'accompagnamento di Provincia. Là, c'è Italia. In altre tonalità non vale un cazzo, però sta veramente c'è la sua. Non ce l'hai però? Sì, c'ho. Ah, dove userò questa? Ci condividiamo il nostro microfono, anzi usa pure questo. Un po' più là. Vai in serenità. Bene, con questo ci salutiamo, ci scaldiamo per la notte. E condividiamo gli ultimi momenti. Ci siamo? È un momento che c'è tante robe da fare, adesso dovrei andare io. Bene, Matteo Castellano, nato nel 1900. Io non faccio niente, mi riposo un attimo, invece stasera puntare alla miseria. Manco un secondo di schiaffo. Ah no, una Calabria. A posto? Ah, tutti che si vogliono sedere qua, l'unica in piedi io. Va bene. No, ma dai, Guido, vieni più avanti. Dai! Pensa a lui, guarda che è una rockstar. Faremo l'entrata in scena nel momento giusto. Hai questa canzone dove si può aiutarci con le mie. Perché poi lo trovano a tempo. Capitano. Ma è così forte adesso, insomma. Vai, coraggio. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends are ripe for a chance. I must make amends. Work hard all my lifetime. No help for my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Buy me a car.
love me and buy the next round. So why won't you buy me a night on the town? Won't you buy me a Mercedes-Benz? My friend's old driver, chance I must make amends. Work hard for my lifetime, your help and my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? A night on the town, please buy me. So God, won't you buy me what you want to buy me? So Lord, won't you buy me? So Lord, won't you buy me? Federica Laso, il Fagiola, Luca ai suoni, alle luci, l'altro Luca al bar. Buonasera a tutti, ci rivediamo tra 2 settimane circa.